Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con una nuovissima puntata di Tubissima, la vostra rubrica di gossip spicciolo youtubiano preferita. Allora, prima di iniziare con i gossip di questa settimana, vi volevo ringraziare tantissimo perché la mia storia, il mio libro che sto creando giorno dopo giorno su Wattpad, quando meno te lo aspetti, sta ricevendo un successo incredibile grazie a voi, vi piace tantissimo e quindi io sono contentissimo e quindi io vi voglio ringraziare e vi rinnovo l'invito per andare a leggere tutti i miei capitoli che ho scritto fino adesso e vi lascio il link qua sotto nell'info box, così per chi ancora non fosse andato a correre a leggere questa mia nuova storia, questa mia nuova avventura, può andare a trovarla subito qua sotto direttamente. Mi raccomando, commentate e mettete la stellina perché ho bisogno dei vostri feedback. Insomma, eccoci finalmente, dicevo, arrivati con una nuovissima puntata di Tubissima. Gli scoop sono abbastanza. Voglio iniziare con la storia d'amore tra Muriel e Viviana. Ve l'avevo annunciata qualche tempo fa su qualche Tubissima fa. Una nuova storia d'amore tra Muriel e Viviana era nata. Mi piacevano moltissimo. Mi avevano anche ringraziato su Snapchat. Gli avevo fatto l'in bocca al lupo. Gli avevo augurato di tutto. Però, purtroppo, qualche giorno fa sul profilo Instagram di Viviana appare questo messaggio che vi vado a leggere. Sto ricevendo molte domande su me e Muriel e quindi credo sia giusto, dal momento che vi abbiamo reso partecipi, dirvi che purtroppo nella vita succedono molte cose, alcune imprevedibili. A volte l'amore non basta e anche le storie che sembrano delle favole finiscono. Una ha delle priorità e l'altra ne ha diverse. Si vive la relazione in modi diversi. Io e Muriel abbiamo deciso di intraprendere due strade diverse nella nostra vita. È vero, avevamo detto che sarebbe stato il nostro anno e mi spiace. Io in primis lo pensavo davvero. Nessuno si odia, solo da ora in poi avremo due vite distinte. Vi chiedo per gentilezza di rispettare il momento e di non chiedermi nulla al riguardo, anche perché non c'è nient'altro da sapere. Grazie per il sostegno che ci avete sempre dato. Spero possiate capire, vi voglio bene, Viviana. OMG. Purtroppo da queste parole si può capire che la storia d'amore che io ho tanto amato, tanto sostenuto tra Muriel e Viviana è finita qui per incomprensioni, per impegni, per vite diverse. Non sappiamo bene il motivo, comunque. Io so solo che mi dispiace tantissimo perché le vedevo veramente felici, le vedevo veramente una bellissima coppia, mi piacevano moltissimo e ci sono rimasto veramente male quando ho scoperto questa cosa. Non infierisco, non vado a cercare il motivo vero, così perché rispetto comunque il dolore della fine di una storia così. E quindi posso solo dire che mi dispiace tanto, ma spero che comunque siano rimaste in buoni rapporti. Adesso, per una storia che termina su YouTube, ce ne sono altre due che nascono. Ebbene sì, qualche tempo fa sull'Instagram Stories di La Sindina è apparsa questa foto, che vi mostro qua ovviamente, e qualche giorno fa durante una live la Sindina ha ammesso di frequentare un ragazzo e quindi finalmente dopo la storia travagliata con Michael Righini, finalmente anche la Sindina sembra aver trovato la felicità. Non sappiamo nulla di questo uomo al momento, ma appena scoprirò qualcosa ovviamente vi aggiornerò. Anche un'altra youtuber sembrerebbe aver trovato l'amore, si tratta di 141 Ari. Dopo la fine della storia con Marcolino, dopo che Marcolino abbiamo scoperto intramare, intrallazzare con un'altra, finalmente anche 141 Ari sembrerebbe aver trovato la serenità tra le braccia di un altro ragazzo. Anche questo lo abbiamo scoperto tramite l'Instagram Stories. Non ho le prove certe perché purtroppo non sono riuscito a fare lo screenshot, però so per certo che c'è qualcosa nell'aria, quindi prima o poi lo scopriremo, scopriremo altri dettagli. Nel frattempo vi lancio io questa notizia, così ovviamente chiunque può smentire o può confermare
qua sotto tramite commento. Adesso arriviamo a noi. C'è uno scoop super trash. Ho uno scoop super trash che ovviamente riguarda Carlita Dolce. Carlita Dolce è la protagonista indiscussa di tutti i miei tubissimi. A volte non ne parlo perché non posso parlare sempre di lei, però dopo questa notizia io, ragazzi, cioè ve la metterò anche sul titolo, perché Carlita Dolce è innamorata, ragazzi. È innamorata di Stefano De Martino. Beh, vabbè, dagli torto, cioè, chiamala scema addirittura. Sotto una foto di Instagram di Stefano De Martino, in cui lui scriveva "alla scoperta di posti meravigliosi, Le Mauritius", appare un commento di Carlita Dolce in cui gli scrive "io ti voglio sposare" e l'emoticon della scimmietta che non osa guardare da quanto imbarazzata. Carlita, io ti amo. Brava, ma che trash. Questa notizia io l'avevo letta sul blog BCF, però me l'avete mandata in tantissimi tramite messaggio privato sul mio Instagram, e ovviamente vi rinnovo, seguite l'invito ovviamente per seguirmi anche lì. E è una cosa bellissima, cioè, Carlita, ora, ok che probabilmente sei single, sei tornata single in piazza, è vero che sei bellissima e sempre più in forma con i tuoi video, come dimagrire e mantenersi in forma, video reale, ma è bellissimo, ma quanto è trash questa cosa, Stefano De Martino e Carlita Dolce, io ce li vedrei molto bene insieme, vi immaginate Stefano De Martino incatenato in casa di Carlita per fare video, vlog, giornalieri, sicuramente Carlita, se mai tu riuscissi a portarti in saccoccia questo pezzo di manzo, ovviamente sai già che i vlog glieli dovrai far fare tutti, senza maglietta, ovviamente, comunque bellissimo. Non sappiamo, probabilmente Stefano De Martino non ha ancora risposto a questo messaggio, perché tra i mille messaggi, commenti che riceve sotto ogni foto, probabilmente gli sarà sfuggito il nome Carlita Dolce, probabilmente non si è ancora accorto chi è Carlita Dolce, ma sono sicuro che se ne accorgerà. Te Carlita, io ti do un consiglio, continua così, continua con lo stalking, mandagli messaggi privati su Instagram, continuagli a commentare tutte le foto, continuagli a mettere like e vedrai che lo conquisterai. Bravo, cioè bravo Stefano De Martino, brava anche Carlita Dolce, mi raccomando, abbiamo bisogno qua su YouTube di uno scoop di questa portata, quindi io voglio il prossimo vlog di Carlita Dolce intitolato "ho sposato Stefano De Martino". Adesso gli scoop per questa settimana sono terminati qua, in realtà ce ne sarebbe un altro, perché una settimana fa Snitex, che io seguo con molto piacere, aveva pubblicato un video in cui diceva "mi sposo", e tutti che mi avevate scritto OMGissima, ma c'è Snitex che si sposa veramente, ma indaga, fai qualcosa, fatto sta che ora, ultimamente, in questi giorni, ha pubblicato il video veramente dove si sposa, ma è un video così cazzeggio, dove praticamente fa vedere lui vestito da sposa e lo sposo che sarebbe niente po' di meno che il vostro caro Dexter e soprattutto il prete Lilli Meraviglia. Adoro, adoro, hanno fatto una cosa bellissima, super trash, soprattutto a quanto è alto Snitex, perché, cioè, Snitex è qua e Dexter praticamente gli arriva quasi alla cintura, è una cosa assurda, o è basso uno o è altissimo l'altro, e insomma, e quindi ragazzi è così, ovviamente era normale, non si poteva sposare Snitex perché non aveva mai parlato di queste cose o di un fidanzamento che durava anni, io non ho mai sentito parlare lui di una fidanzata, almeno ultimamente, quindi com'è possibile che voi abbiate creduto veramente che lui si dovesse sposare? Cioè, ragazzi, ma dai, ma sul serio, un po' di gnegnero. E insomma, ragazzi, detto questo, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate voi qua sotto tramite commento di tutti questi scoop e soprattutto di questa ship tra Carlita Dolce e Stefano De Martino, perché OMG è una cosa da... ti voglio da Barbara D'Urso. E andate, vi rinnovo l'invito anche per andare
a leggere la mia storia, il mio libro che si sta creando giorno dopo giorno su Wattpad. Il mio libro si intitola Quando meno te lo aspetti, ogni giorno o quando potrò, caricherò un nuovo capitolo che vedo che vi piace tanto. Vi lascio il link qua sotto nell'info box. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!